stabile, sicuro e tutelato, in altre parole il lavoro. Il lavoro deve essere tutelato in quanto è un diritto costituzionale. Deve essere sicuro perché di lavoro si deve vivere e non morire. Deve essere dignitoso e quindi ben retribuito. Deve essere stabile perché la precarietà significa perdita di libertà. Sono tre i temi e quattro i quesiti affrontati dalla CGIL in vista del referendum. I primi due sui licenziamenti. Il terzo sulla reintroduzione delle causali per i contratti a termine. Il quarto è relativo agli appalti, sulla responsabilità del committente sugli infortuni. La Puglia è un territorio del Mezzogiorno e il Mezzogiorno ormai non è più nell'agenda di questo governo, così come non è più il tema del lavoro stabile e sicuro. Quindi in Puglia ci sono le vertenze storiche aperte a partire dall'ILVA, a partire appunto da tutte le aziende dell'indotto, da tutte quelle aziende del settore industriale che ormai a seguito di una mancata politica industriale di questo governo non riescono ad avere e a ricevere risposte. Poi c'è il tema della sanità, il tema anche delle amministrazioni pubbliche che faticano rispetto ad un piano di assunzione straordinario nella pubblica amministrazione che noi da tempo rivendichiamo e che serve anche qui per garantire la messa a terra delle risorse del PNRR che ritarda a essere realizzata. E noi vediamo una Puglia composta per il 93% da contratti precari, di cui il 33% riguarda attivazione di contratti che hanno la durata appena superiore a un mese e il 25% di contratti sempre precari con una durata appena superiore ai 3 mesi. È evidente quindi che in questa condizione di precarietà un individuo qualsiasi, che sia uomo, che sia donna, che sia giovane o che sia meno giovane, non è nella condizione di pensare e di progettare un minimo di esistenza. I dati che preoccupano sono sicuramente quelli legati alla disoccupazione giovanile e alla disoccupazione femminile, però sono preoccupanti anche i dati legati ai lavoratori in cassa integrazione, a quei lavoratori che poi dalla cassa integrazione non rientreranno al lavoro ma saranno destinati ad uscire definitivamente dal lavoro. Insomma, è un Sud, è una Puglia che soffre, che ancora non vede prospettiva. Il contributo dell'Università di Bari, ancora una volta, riportandoci ai tempi fantastici di Gino Giugni e dello Statuto dei Lavoratori, è stato notevole perché buona parte dei jus laboristi della nostra università fanno parte della consulta giuridica nazionale della CGIL e hanno lavorato fianco a fianco appunto al gruppo dirigente nazionale per realizzare, pensare, costruire proprio i quesiti referendari. Alcuni di noi, di giuristi, diciamo, possiamo dire di area pro labor, hanno contribuito alla stesura tecnica di questi quesiti, ovviamente condividendoli nel merito. Peraltro il contributo tecnico era indispensabile. Guardate che una legislazione disordinata e caotica come la nostra è anche difficile da emendare, da modificare e da abrogare. E che si tratti, in particolare quella dei licenziamenti, di una legislazione caotica, ce lo ha detto recentemente la Corte Costituzionale, che ha invitato, oltre ad aver dichiarato 3 volte incostituzionale proprio il Jobs Act su 3 diversi punti, ha invitato recentemente il legislatore a riordinare la materia. Oggi in Italia, mi riferisco ai quesiti sui licenziamenti, abbiamo una disciplina dei licenziamenti particolarmente differenziata e frantumata, che si distingue per data di assunzione del lavoratore, tipologia di datore di lavoro, numero dei dipendenti che il datore di lavoro ha, tipologia di licenziamento. Un sistema disordinato, frantumato, disperso, che è necessario ricondurre a sistema, ricostruendo alcune tutele che in questa fase di deregolamentazione si sono perse, senza nessuna evidenza empirica, come lo stesso Fondo Monetario e l'OCSE hanno riconosciuto, senza nessuna prova che la riduzione delle tutele sui licenziamenti produca un aumento dell'occupazione. Non c'è nessuno studio, nessuna ricerca che è riuscita a dimostrare questo nesso. Alcuni professori di questa università, io e il collega professor Vozza, abbiamo dato un contributo, lo diamo da tempo alla CGIL come componenti della consulta giuridica e ci tengo a sottolineare che addirittura il coordinatore della consulta giuridica nazionale, un professore di questa università, in pensione da qualche anno, il professor Carabelli, e questo la scelta che è scientifica, politica ed anche militante per chi fra di noi è anche un iscritto alla CGIL, come nel mio caso per esempio.